hanno lasciato la comunità di Montore al Vomano i circa 60 rifugiati afghani arrivati nel comune montano qualche settimana fa, ma prima di andar via hanno voluto ringraziare l'accoglienza che i cittadini hanno voluto riservare nei loro confronti. Come dichiarato al quotidiano Il Centro dal loro portavoce Aziz, ci siamo sentiti come fratelli in una grande famiglia e saremmo voluti restare e ci auguriamo di trovare una destinazione ospitale come quella montoriese. Un'altra partenza per i rifugiati dopo quella della salvezza con sole poche cose addosso sull'aereo militare italiano che dall'inferno di Kabul presidiato dai talebani li ha portati in Italia. La comunità di Montorio è stata davvero accogliente con queste famiglie, non ci aspettavamo così tanti aiuti. E, appena abbiamo lanciato questa richiesta, la comunità montoriese si è subito affollata e ha portato tantissimi giochi, tantissimi vestiti, scarpe. Le chiamate al comune che sono arrivate sono state tantissime ed è per questo che abbiamo dovuto gestire comunque quelle che erano le richieste, perché sappiamo che nelle emergenze comunque è molto utile anche saper filtrare per evitare comunque che ci siano tantissimi aiuti, perché quelle famiglie avevano bisogno comunque di cose specifiche, perché come sappiamo poi sarebbero ripartiti e quindi non potevano portare con sé tantissime cose. Quello che ha fatto il comune è stato di mettere su un centro di raccolta, anche grazie alla collaborazione del Banco di Solidarietà, e io assieme all'educatrice siamo andati nei vari hotel dove erano ospitati per vedere quelli che erano i bisogni individuali sia delle famiglie che di ogni singola persona. Ci hanno ringraziato tantissimo queste famiglie, sono state davvero felici. Ci diceva proprio un ragazzo che parlava comunque italiano perché aveva collaborato con le truppe italiane, ci diceva: noi siamo venuti qui veramente con soltanto vestiti, senza valigie, con due stracci e qualche documento, stiamo ripartendo invece proprio con una valigia piena di indumenti e ci ringraziavano tantissimo proprio per questo. Ovviamente quello che tocca moltissimo sono le storie di queste persone che hanno dovuto lasciare tutto e scappare dall'oggi al domani. Sono arrivati nuclei familiari molto numerosi e molto variegati, con una media di 3-4 figli, con storie molto simili, comunque professionisti, uomini e donne che avevano collaborato con italiani o comunque con americani ed inglesi e che sono stati costretti lasciare tutto, non poter portare via nulla, a pensare al loro futuro e soprattutto al futuro dei loro bambini. La loro preoccupazione principale una volta venuti qui e avendo trovato comunque una grande accoglienza da parte di tutta la cittadinanza e di tutta la società montoriese, la cosa che li preoccupa maggiormente sono i loro familiari, perché potrebbero pagare le loro colpe.